Piazza Scelli diventa zona rossa, firmata dal sindaco l'ordinanza che da giovedì chiude la piazza dalle 21 alle 5 a non residenti. Troppe le segnalazioni di assembramenti e di inosservanza delle norme anticontagio. Poche le dosi di vaccino antinfluenzale, poche le dosi consegnate in ogni lotto alle farmacie e dalla regione. Impossibile al momento vaccinarsi per chi è al di fuori delle categorie a rischio. Un esposto per sbloccare la scuola di Chiesa. Per la minoranza in consiglio comunale c'è il rischio di perdere i finanziamenti già stanziati ma ancora inutilizzati. Il caso presentato alla Corte dei Conti. Affidati i lavori per la terrazza della Repubblica. L'appalto aggiudicato dall'Associazione Temporanea di Imprese Varia Bicicchi. A breve il cantiere per la nuova pavimentazione. Per lo sport motori, Rudy Michelini punta ancora al tricolore. Il pilota lucchese cercherà di imporsi al Rally Due Valli, ultimo appuntamento del campionato italiano Rally su asfalto. Ben trovati a questa edizione di TG9 Versilia. Dunque, come avete sentito dai titoli, il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingalo, ha firmato l'ordinanza che fa diventare in pratica zona rossa da giovedì Piazza Scelli, luogo di ritrovo di molti giovani, troppi assembramenti, troppe le persone che non osservavano le norme anticontagio, quindi è scattata questa ordinanza. Scatta da giovedì sera alle 21 il primo provvedimento di chiusura di una piazza da parte del sindaco, come previsto dal nuovo DCPM varato dal governo, ed il primo a prendere l'iniziativa è stato il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingalo, chiudendo l'accesso a Piazza Scelli. Nell'ordinanza firmata nella mattinata di giovedì si evidenzia come la zona sia stata oggetto di numerosi esposti nelle scorse settimane, con ripetuti interventi da parte della Polizia Municipale, che ha levato diversi verbali per il mancato uso di mascherine e l'inosservanza del divieto di assembramento. Dunque, dalle 21, l'accesso alla piazza sarà consentito esclusivamente ai residenti e ai clienti delle attività commerciali aperte. Nell'interesse di tutti, in particolare naturalmente di quelli che frequentano quel luogo, ma anche della popolazione nel suo complesso, per evitare ulteriori contagi, è chiaro che ho dovuto prendere un provvedimento di questo genere. E quindi da qui al 13 novembre, data diciamo di scadenza del DPCM, Piazza Scelli sarà chiusa dalle 21 alle 5 la mattina, per evitare appunto un potenziale luogo di contagio. Quello di Piazza Scelli è il primo provvedimento, ma il sindaco non esclude che a esso possano seguirne altri se gestori di locali e clienti non si impegneranno a seguire le linee dettate dai protocolli anticontagio. È chiaro che questo è il primo provvedimento, mi auguro di non doverne prendere altri, quindi mi auguro che ci sia un atteggiamento responsabile da parte di tutti i cittadini di Viareggio, perché la situazione fortunatamente è ancora sotto controllo, ma non vogliamo che diventi una situazione emergenziale come abbiamo visto in primavera. I controlli relativi al nuovo DCPM da parte delle forze dell'ordine avevano già portato gli uomini del commissariato di polizia ad elevare la multa di 400 euro prevista ad un locale del centro di Viareggio, trovato aperto oltre la mezzanotte. Il gestore dell'attività è stato anche deferito presso la prefettura di Lucca. E proprio per quanto riguarda il contagio da Covid-19 andiamo a vedere i dati del bollettino diramato dalla regione toscana. Sostanzialmente stabile l'aumento dei contagi in Toscana, come stabile è l'aumento dei ricoveri, delle terapie intensive e decessi. In tutta la regione nuovi contagiati sono 866, i ricoveri attuali 579 più 32 rispetto a ieri, le terapie intensive sono 76 più 4 rispetto a ieri, i decessi purtroppo 13. Per quanto riguarda la provincia di Lucca, un sensibile aumento soprattutto nel capoluogo, nella piana sono 44 i casi, 25 a Lucca, 10 a Capannori, 7 ad Altopascio, 2 a Pescaglia. In Valle del Serchio sono 15, 3 a Camporgiano, 3 a Castelnuovo, 2 a Piazza del Serchio, 2 a Piave Fosciana, 2 a Barga, 1 a Coreglia, 1 a Molazzana e 1 a San Romano. Infine in Versilia sono 8, 4 a Viareggio, 2 a Camaiore, 1 a Forte dei Marmi e 1 a Massarosa. Sgominata dai carabinieri, passiamo adesso alla cronaca, una banda di ladri che ha eseguito diversi colpi anche in provincia di Lucca. Ha colpito anche a Lucca la banda di 7 persone con base a Napoli che ha messo a segno furti e rapine in tutta Italia e che è stata sgominata dai carabinieri di Firenze dopo mesi di indagini.
I sette, tutti di etnia rom e dimoranti nel campo nomadi di Secondigliano, sono stati fermati giovedì scorso a Riparbella, in provincia di Pisa. Era lì che avevano affittato una villetta isolata da dove si muovevano per mettere a segno furti in Toscana e nelle regioni del nord. Ed infatti in loro possesso è stata trovata refurtiva di colpi messi a segno nei due giorni precedenti in provincia di Pisa, Lucca, Modena, Mantova, Vicenza e Rovigo. Circa una decina i furti, sia tentati che consumati, finora accertati. La banda organizzatissima di volta in volta cambiava base operativa, affittavano abitazioni isolate dalle quali partivano per mettere a segno ondate di furti. Alcune delle loro auto di grossa cilindrata erano addirittura dotate di lampeggianti e sirene per essere confuse con quelle della polizia. Adesso torniamo a Viareggio. Sono stati affidati i lavori per la pavimentazione della terrazza della Repubblica. Sono stati aggiudicati i lavori di rifacimento della pavimentazione della terrazza della Repubblica. La ditta che ha vinto l'appalto è l'Associazione Temporanea di Imprese Varia Bicicchi, che ha ottenuto l'appalto per un valore complessivo di 2.300.000 euro. In questi mesi sono stati eseguiti i lavori per i sottoservizi, l'illuminazione e la realizzazione della fognatura bianca. Più complesso l'iter per la copertura, la cui realizzazione è stata inserita nel piano delle opere comunali per un importo complessivo di 3.657.000 euro, progetto già finanziato nel bilancio 2019. Il progetto definitivo, che ha ottenuto il parere favorevole da parte della soprintendenza, è stato approvato con delibera di giunta nel settembre scorso. Anche questo intervento importantissimo, che naturalmente ha avuto necessità di tempi non brevissimi, è arrivato finalmente in fondo, per cui a breve avremo gli operai sulla terrazza della Repubblica e avremo una nuova pavimentazione. Io sono veramente molto contento, tutti noi siamo provati e stanchi per queste lungaggini che naturalmente la legge impone agli enti pubblici, però col parere positivo della sovrintendenza, che è arrivato poco tempo fa, abbiamo potuto finalmente chiudere anche questa faccenda, per cui avremo presto una nuova terrazza della Repubblica. Già da giovedì gli uffici incontreranno la ditta affidataria per concordare l'installazione del cantiere e l'inizio dei lavori. Il progetto verrà presentato ufficialmente alla cittadinanza nei prossimi giorni. Ci spostiamo adesso a Massarosa, perché la questione della chiusura della scuola di Chiesa per ragioni di sicurezza e del suo mancato inizio dei lavori, nonostante ci siano i finanziamenti già ottenuti, finisce sul tavolo della Corte dei Conti. Sul caso della scuola elementare di Chiesa, chiusa dal luglio 2019 per motivi di sicurezza, le forze di opposizione hanno presentato un esposto alla Corte dei Conti, alla Procura della Repubblica, alla Regione e alla Fondazione Cari Lucca per diffidare l'amministrazione a procedere con i lavori. Una vicenda che si trascina da molto tempo, che ha scatenato le proteste dei genitori di circa 150 bambini, tra primaria e infanzia, che dall'anno scorso sono stati dirottati sul capoluogo, con inevitabili e pesanti disagi per le famiglie. Questo ulteriore passaggio è l'ennesima dimostrazione che tutto ciò che noi potremo fare per evitare che la vicenda della scuola di Chiesa passi in cavalleria, noi lo faremo. Non ci stiamo più ad accettare questa situazione, vogliamo dire basta a questa inerzia, basta a questo pressappochismo, basta all'incapacità di non saper gestire le cose anche più spicciole, anche minime del nostro comune. È ora che l'amministrazione comunale si svegli, è ora che l'amministrazione comunale intervenga con azioni concrete e decise su quella scuola. Per la ristrutturazione della scuola, come noto, ci sono due finanziamenti pronti, 370.000 euro per efficientamento energetico dalla Regione e 400.000 dalla Fondazione Cassa del Risparmio di Lucca per l'antisismica, che si attivano con un cofinanziamento del Comune. Il rischio è quello di perderli, perché tutto è ancora fermo in una delicata fase per il Comune, finito nel frattempo in dissesto finanziario. Secondo le minoranze ci sarebbe un possibile danno erariale compiuto dall'amministrazione e dagli organi burocratici del Comune. Adesso ci occupiamo della vicenda dei vaccini antinfluenzali, della difficoltà nel reperirli nelle farmacie. Abbiamo sentito uno dei nuovi membri dell'Ordine dei Medici provinciale.
La campagna della regione per la vaccinazione antinfluenzale quest'anno ha avuto un seguito forse maggiore delle aspettative, tanto che in questi giorni la reperibilità dei vaccini è quasi impossibile. Questo a causa delle modalità di consegna dei vaccini proprio da parte della regione, che ha deciso per una consegna delle dosi alle farmacie del territorio per lotti e non tutte insieme come avvenuto in passato. In pratica per ogni farmacia vengono consegnate 60 dosi e tra una consegna e l'altra intercorrono circa 4 giorni. Ora, dal momento che la popolazione sta arrivando in massa per questa vaccinazione, grazie anche a questa campagna mediatica che è stata fatta, purtroppo si può verificare il caso, e si è verificato anche qui nella nostra medicina di gruppo, anche qui a Camaiore, ma ho sentito anche tanti altri colleghi nella Versilia e anche fuori, si verifica il fatto che magari dopo 2-3 giorni della consegna del lotto il medico finisce il lotto dei vaccini che ha a disposizione, per cui per 2-3 giorni non può più vaccinare, saltano le sedute vaccinali e questo capite bene che rappresenta un grosso problema. Quasi impossibile quindi poter acquistare il vaccino per chi non rientra nelle categorie indicate per la somministrazione gratuita, ovvero gli over 65, i malati cronici e i dipendenti di categoria a rischio, come sottolinea il dottor Squillace, neo membro del nuovo direttivo dell'Ordine dei Medici Provinciale. E in questo momento c'è il fatto che in farmacia non si trova il vaccino, quindi è inutile che vi rivolgiate in questo momento alle farmacie, perché ho parlato con alcuni farmacisti e mi hanno detto non ce li mandate, perché per ora tutti i vaccini sono stati, diciamo fra virgolette, sequestrati dalla regione e per effettuare le vaccinazioni alle categorie che ne hanno diritto. Probabilmente in un secondo momento è possibile che vengano messe a disposizione anche per le categorie che non rientrano in quelle che abbiamo citato. Le cariche dell'Ordine dei Medici Provinciali sono state rinnovate nei giorni scorsi. L'altro rappresentante versiliese è il dottor Lunardini, l'ex sindaco di Viareggio e urologo presso l'ospedale Versilia. Sono state rinnovate le cariche dell'Ordine dei Medici della provincia di Lucca, che anche per i prossimi 4 anni sarà guidato dal dottor Umberto Quiriconi. A rappresentare la Versilia, oltre al medico dello sport Alessandro Squillace, l'urologo ed ex sindaco di Viareggio Luca Lunardini. Il quadriennio che si apre ripartirà dalla pesante eredità della pandemia, che ha posto sotto stress tutto il sistema professionale sanitario. Ma quali saranno le priorità per la Versilia? Ma sicuramente un migliore sostegno e soprattutto la migliore efficienza possibile del sistema di prevenzione, l'ufficio di igiene locale, gli USCA, che sono giovani medici sempre in prima linea, dovranno essere assistiti e aiutati. E i cittadini dovranno avere anche nell'Ordine dei Medici un riferimento e un aiuto, siamo sempre raggiungibili sul piano personale e anche ovviamente come sede e come sito istituzionale che è aperto a ogni possibile contatto. Credo che mai come in questo momento sia veramente di squisita attualità la presenza dell'Ordine dei Medici sul territorio. La pressione è enorme, lo vediamo, lo sappiamo tutti i giorni e non mi riferisco soltanto all'aspetto medico-legale che pure è importante. Pensate ai lavoratori che sono in quarantena, ma mi riferisco naturalmente anche alle difficoltà mediche che ci sono. L'Ordine dei Medici ha un ruolo, non è l'unico, non è forse neanche il più decisivo, ma certamente ha un ruolo importante. Un ruolo importante nel sostenere la figura del medico in questa battaglia, nel garantirne la formazione e essere anche da importante interlocutore con le istituzioni, la ASLA innanzitutto. Saranno 4 anni difficili, abbiamo un presidente esperto che viene da anni di esperienza, che è il dottor Quiriconi, e io e il dottor Squillace, medico di famiglia noto della Versilia, rappresenteremo al meglio delle nostre forze le necessità della Versilia, oggi quanto mai affaticata, riferendosi ovviamente al Covid, ma riferendosi anche alle fatiche della struttura ospedaliera e del territorio che è veramente sotto pressione. A Pietrasanta il primo cittadino ha fatto un sopralluogo al cantiere del teatro che sarà pronto a dicembre. Sarà pronto al 100% a inizio dicembre il Teatro Comunale di Pietrasanta, dove da fine estate sono in corso gli attesi lavori di riqualificazione della platea, un intervento da circa 150.000 euro che prevede la sostituzione delle vecchie poltroncine rosse, circa 550 installate 35 anni fa, che saranno sostituite con sedute blu, ma anche nuovi tendaggi, nuovi servizi igienici e altri piccoli interventi di arredo. È stato il sindaco Alberto Giovannetti in questi giorni a fare un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori. Non saranno consegnati
per San Martino, patrono della città, come inizialmente previsto, ma una prima apertura ci sarà a metà novembre. Noi già il 14 qua ci sarà una manifestazione del Festival della Filosofia e quindi poi, finita la manifestazione, richiuderemo per fare l'installazione di questi pannelli decorativi. Dopodiché, alla fine di questa installazione, penso entro la fine di novembre, primi di dicembre, avremo un teatro a nostra completa disposizione e quindi dove il pubblico potrà naturalmente, con tutto il sistema della sicurezza, dei protocolli legati al Covid, potrà accedere e fare assistere ai vari spettacoli. È il secondo grande investimento dedicato al teatro comunale, che nel 2016 era stato oggetto di un profondo intervento di restauro e risanamento conservativo del tetto. In tutto 600.000 euro in 4 anni. Prossimo step, ancora da programmare, la riqualificazione dell'ingresso, dell'area bar e della biglietteria. A Camaiore il nuovo decreto ferma la festa di Primolio e Primovino, la festa dei prodotti d'autunno che il 14 e 15 novembre avrebbe celebrato appunto a Camaiore l'edizione numero 12 e anche le fiere, ferma anche le fiere promozionali sulla passeggiata del Lido. Con questo termina la prima parte del TG Noi, tra poco la pagina sportiva. Ben trovati anche dalla pagina sportiva, apertura dedicata ai motori perché il pilota lucchese di rally Rudy Michelini nel rally Due Valli cerca la vittoria nel tricolore sul rally su asfalto. 93 km per dare vigore alle più ambiziose prospettive ed archiviare definitivamente l'amaro ritiro della Targa Florio. Rudy Michelini nel fine settimana sarà parte integrante del Rally Due Valli, appuntamento conclusivo del campionato italiano Rally Asfalto, in programma sulle strade della provincia di Verona. Al volante della Volkswagen Polo R5 con matta Michelin e messa a disposizione dal team PR Racing, il portacolori della scuderia Movisport sarà chiamato a concretizzare le prerogative espresse all'avvio della stagione sportiva con la vittoria della serie tricolore posta al centro della programmazione condivisa con il copilota Michele Perra. Per Rudy Michelini, campionato italiano Rally Asfalto 2020 è stato caratterizzato da un avvio altamente soddisfacente, con la doppia vittoria nelle due manche del Rally di Roma Capitale e da una seconda parte di stagione dove la sfortuna ci ha messo lo zampino, recitando un ruolo di primo piano al ciocco, concluso in settima piazza assoluta, ma condizionato da una foratura e, come dicevamo, alla Targa Florio con un amaro ritiro accusato nella prima prova speciali. La situazione di classifica adesso pone il driver lucchese nella condizione di poter contare esclusivamente sulle proprie forze, puntando a conquistare il titolo asfalto e scavalcando i diretti avversari sui chilometri dell'appuntamento veronese. Il Rally Due Valli vedrà la partenza alle ore 7 di sabato dallo stadio Bentegodi di Verona. 3 le prove speciali in programma, ognuna da ripetersi per 3 volte, fino al raggiungimento del totale cronometrico previsto e l'arrivo, sempre allo stadio Bentegodi, previsto per le 20:45 di sabato sera. Adesso una notizia di hockey perché il Molfetta si è ritirato dal campionato di Serie A2, la società pugliese reiscritta nel girone B insieme al CGC Viareggio e ha presentato in queste ore formale ritiro da tutta l'attività federale a cui era iscritta. La federazione ha comunicato che le squadre che dovevano incontrare il Molfetta in campionato osserveranno un turno di riposo, così come le avversarie di Coppa Italia. Passiamo alla vela perché manca veramente poco al meeting zonale 2020, l'importante appuntamento in programma da questo venerdì a domenica, al quale parteciperanno quasi 150 regatanti della seconda zona FIV, delle classi in singolo, delle classi in doppio e delle tavole. Una notizia di karate, prima di chiudere, allo stage nazionale della FIC, Federazione Italiana Karate, il maestro Stefano Tonelli, al termine di un esame impegnativo, ha ottenuto il grado di cintura nera quinto dan, un risultato che premia ancora la palestra Karate Shotokan Viareggio, guidata proprio da Tonelli, che si allena presso la Momo Dance School. Chiudiamo con una notizia di calcio perché domenica sono 3 le gare in Serie D sicuramente rinviate a causa del Covid-19. Saranno la Pro Sargenti Real Forte, Aglianese Corticella nel girone D, mentre nel girone E Trestina Scandicci.
Con questo termina anche la pagina sportiva, tra poco la terza parte del TG. Terza parte del TG Noi, non ci sono ulteriori aggiornamenti, io mi fermo qua, grazie per l'attenzione e arrivederci.